Comunque in una situazione anomala, questo è evidente, perché siamo in una maggioranza ampia, anomala, che sostiene appunto un presidente del Consiglio come Draghi, e quindi questa situazione ovviamente influirà pesantemente anche poi sulla scelta del Presidente della Repubblica. È evidente però che anche, diciamo, vista proprio anche la delicatezza anche della situazione, anche politica e anche del Paese, io penso che il metodo migliore sarà quello di cercare ovviamente un candidato che abbia il più ampia possibilità di avere i numeri, quindi il consenso più ampio. Ed è evidente che questo non è affatto semplice, non è assolutamente semplice. Ci troviamo, secondo me, in una situazione ancora più difficile di quella dell'elezione di quella che poi portò, diciamo, a Napolitano per riconfermato, insomma, perché appunto vi è una maggioranza così ampia che al suo interno comunque ha grandi divisioni. E poi perché c'è un protagonista, come vedete, che sembrava che non ci fosse più e che è tornato, che è la pandemia. E questo non è un elemento assolutamente secondario, perché il quadro oggi, per esempio, anche di discussione, anche per l'elezione del Presidente della Repubblica, è già un po' diverso da quello di 15 giorni fa. Poi Lupi ha ragione, sono i gruppi parlamentari, sono i partiti che si devono assumere le responsabilità, ed è così, però scontando la situazione, diciamo, anche in cui si vive da qualche mese, insomma, in questo paese, quindi anche una certa debolezza delle forze politiche e dei gruppi parlamentari. Su questo non c'è ombra di dubbio. Però su una cosa sono assolutamente d'accordo anche con Lupi, che appunto la scelta comunque compete a noi, non è che possiamo aspettare che qualcuno decide se lui è disponibile o meno. Questo, altrimenti noi davvero, insomma, perpetuiamo un'idea, diciamo, che non solo che c'è, quindi il commissariamento, ma che addirittura non c'è il tema che deve dire cosa vuole fare, cosa non vuole fare. Assolutamente no. Su questo io sono assolutamente d'accordo. Questo non dobbiamo noi, diciamo, i gruppi parlamentari devono trovare, questo, diciamo, è interessante, la è interessante, possibilità, chiaro, di confronto, che non è scontatissimo. Insomma. Questo è interessante, perché invece sono tanti anche nel lato centrosinistra a chiedere che Draghi si pronunci, no? Anche nel Partito Democratico. Però preliminarmente molte domande per Barbara Tedaldi, perché dunque